Bentornati. Oggi il viaggio del Piantastorie vi conduce in Garfagnana, anzi nel capoluogo della Garfagnana, Castelnuovo. Avremo modo qui di osservare le sue bellezze, alcuni angoli di questo borgo antico e così ricco di tradizioni. Tradizioni che affondano le loro radici, ed è il caso di dirlo, anche nella vegetazione e dunque negli usi che nel tempo si sono prodotti, si sono eseguiti, medicamenti, alimenti, ma voglio anche raccontarvi come le piante possano sfiorare persino un personaggio importante. Probabilmente un personaggio che, pur non avendo avuto i suoi natali a Castelnuovo, viene legato necessariamente alla storia di questa antica località. Ma di chi sto parlando? Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto, che furo al tempo che passaro i mori, d'Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, seguendo l'ire e i giovenil furori, da Gramante l'orre, che si die vanto di vendicar la morte di Troiano, sopra Re Carlo, imperator romano. I versi appena recitati appartengono a Ludovico Ariosto, nato a Reggio Emilia l'8 settembre 1474, deceduto il 6 luglio 1533 a Ferrara. Podestà, come si diceva e ancora si dice, governatore. Governatore della Garfagnana, ebbe proprio qui a Castelnuovo una sua magione, la rocca ariostesca, detta proprio per lui in questo modo. Immaginiamo come fonte di ispirazione anche la Garfagnana, le sue foreste, per l'Orlando Furioso. In quel poema cavalleresco si snodano vicende e fatti avventurosi, ma anche piante, come il mirto ad esempio. Il mirto, di cui prese le sembianze dopo l'incantesimo della maga Alcina, Astolfo. Ma non soltanto, è un testo pieno di altre piante. Non ve le posso citare qui tutte, ma vorrei in questo mio viaggio del Piantastorie farvi vedere alcune piante che si usavano ai tempi del Ludovico Ariosto, già conosciute e ancora oggi presenti in questa terra magica. Ora vi ho condotto invece al di sopra della cittadina di Castelnuovo di Garfagnana per osservare in questi 60.000 metri quadrati oggi a disposizione della provincia di Lucca per una serie di eventi culturali che spaziano dal teatro, i libri, la musica, le feste, gli eventi, insomma. E mi trovo nella fortezza di Montalfonso, XVI secolo, costruita dall'ingegnere Marco Antonio Pasi, è un antico presidio militare degli Estensi. Qui dovrei trovare una serie di erbe che abbiano ragion d'essere nelle mie narrazioni, contestualizzandole in quel periodo storico, ma anche e soprattutto negli usi che possiamo oggi farne noi. Le erbe di Castelnuovo Garfagnana, con i suoi tanti punti interessanti. Pensate alla parola aristocratico, oppure aristocrazia. Sentite che i suoni derivano dal greco, aristos, i migliori, il migliore. Beh, probabilmente, visto che mi occupo di botanica, sarebbe più corretto dire il più adatto, i più adatti, mentre la parte finale della parola, crazia, kratos, potere. Dunque l'aristocrazia è il potere dei migliori o dei più adatti a governare. Ora trasferite quella parola invece nella macelleria. Un pezzo di carne di maiale, generalmente, ritenuto il più adatto, il migliore, forse il più buono, lo chiamiamo arista. Dunque, aristos ha a che fare con il migliore di qualcosa. Ora portiamo questi termini nella botanica. Come diremmo parto in greco? Beh, possiamo dire lokeia. Ora diciamo il migliore dei parti, ottimo parto, o una pianta che serve a partorire in maniera perfetta, Aristos Locheia Aristolochia, un genere di piante che ora vi mostro. Le Aristolochie,
piante meravigliose e particolari, particolari nella loro morfologia, una foglia che si sporge in questo caso su un lato, lo vedete, è una aristolochia rotonda, dalla foglia rotonda, ma che soprattutto si distinguono per questa caratteristica floreale, il fiore che somiglia a una pipa, oppure a un antico strumento musicale. Aristolochia rotonda delle aristolochiace. Sul territorio potremo trovare anche la aristolochia clematis, particolarmente diffusa in pianura, oppure anche la aristolochia pallida, una pianta che cresce generalmente lungo tutti gli argini umidi dei torrenti e dei fossi. Aristolochie, piante che sono servite, come dicevo, per facilitare il parto. Ebbene sì, pur essendo delle piante tossiche, la tradizione popolare in opera delle levatrici, ovvero delle ostetriche ante litteram, che erano anche delle medichesse di paese e si prendevano cura dei vari malanni dello spirito e del corpo, della gente comune, della gente minuta, come si diceva a quei tempi. E allora ecco che queste piante diventano oli, diventano creme, elettuari, umettazioni delle mucose vaginali per favorire la nascita, dunque la fuoriuscita di un bambino magari di grandi dimensioni, oppure posizionato in maniera scorretta. Aristolochia, Aristos Locheia, ottimo parto. E quanta gente nel Rinascimento e prima, nel Medioevo, e poi anche fino a lambire i nostri tempi, quando anche le nostre nonne, magari in alcuni piccoli paesi, come quelli della Garfagnana, avrebbero detenuto il segreto di una pianta tossica ma così preziosa quando si chiama la levatrice perché una giovane donna sta portando alla luce un bambino e deve essere aiutata. Aiutata dalla madre di tutti, la flora, la vegetazione, la vita declinata nel verde, nei fiori e nei tanti segreti che non dobbiamo disperdere del tutto. D'accordo, lo so, per cagliare il latte e fare il formaggio in terra di Garfagnana, come immagino in altre terre italiane, e non solo, si saranno adoperati i cagli di origine animale, dunque il secreto biliare, nella vescicola biliare o anche lo stomaco di certi piccoli animaletti che, immergendo tale sostanza, tale sacchettino, vescicola, nel latte alla giusta temperatura, ecco che si produce l'effetto agglutinante, quindi la realizzazione del formaggio. Dai, chiamiamolo formaggio solo quando è dentro la sua forma, così viene meglio. Formaggio all'interno di un cilindro di legno, generalmente un fasciame di castagno di faggio che in questa terra si realizza, la pasta si comprime lì dentro e prenderà la forma, da cui formaggio, di un tronco di cilindro, qual è appunto la sua caratteristica forma. Ma ci saranno state delle piante per accagliare il latte e fare formaggio, magari con una consistenza non così adatta a potersi conservare nel tempo, ma un formaggio di più facile consumo, 2-3 giorni e poi è finito. La consistenza, la pasta simile a quella della roviola, insomma, un po' friabile. Ebbene, io dico che esistono dei vegetali che possono accagliare il latte. Questo lo sapete? Il succo di limone, il cardo mariano, certamente. Ma avete notato che in botanica esistono anche delle piante che vengono appellate con il termine comune italiano di caglio? E ce ne sono tantissime. Sono cagli appartenenti alla famiglia delle rubiace. Qualcosa di loro tinge di rosso. E generalmente è la radice ruber, rubeus, rubiace. Per inciso, anche la pianta del caffè è una rubiacea. Ora però vi mostro qui in terra di Garfagnana, una delle tante piante appartenenti alla famiglia delle rubiacee che storicamente è stata adoperata per fare il formaggio. Cruciata levipes, appartenente, dicevo, alla famiglia delle rubiacee, comunemente in italiano chiamata erba cruciata o crocettona comune. È una pianta che, come accennavo, può accagliare il latte e farlo diventare un formaggio. Ora però tutte quelle piante che hanno questa importante caratteristica sono anche funzionali per suturare le ferite. Sono piante vulnerarie, emostatiche all'inizio
e poi producono la aggregazione piastrinica e di fatto vanno a ricostruire i tessuti. Quindi nelle epoche delle fortezze, nel 1500, nel XVI secolo, queste piante non servirono soltanto per far formaggio, ma anche e soprattutto per prendersi cura dei tanti piccoli, medi o gravi incidenti che la nostra pelle doveva sopportare a seguito di una vita particolarmente aspra. Un'erba cruciata, dunque. Cruciata perché i piccoli fiorellini giallo-cedro che crescono in palchi, in piani, al di sopra delle quattro lamine in croce, hanno anche loro i fiori piccolissimi quattro petali in croce, un raddoppio della croce, erba cruciata. E non di rado, sulle ferite, una volta applicata la medicazione, in quel tempo lontano, ma anche al tempo della nonna, si faceva anche una croce. Una croce con il pollice della destra intinto direttamente nel sangue della ferita. Certo però che l'ansia doveva essere un sentimento ben conosciuto allora, in quei tempi difficili, come del resto oggi. Solo che in quei periodi la vita media era breve, si campava poco a dir la verità, si moriva di parto, di infezioni e di una serie di patologie che oggi, grazie a Dio e alla scienza, abbiamo sconfitto. E allora, se l'ansia era un sentimento già conosciuto, vorrei pensare a quali rimedi naturali avranno attinto. E allora molti di voi già penseranno all'iperico, alla valeriana, alle passiflore. Beh, no, le passiflore no. Sono arrivate dopo, da terre esotiche e lontane. Dunque, quale pianta di comune approdo si troverà in questa terra magica che è la Garfagnana, ma del resto non soltanto qui, ma visto e considerato quel che sto raccontando, attiguo alla storia di una fortezza, con ansie dovute anche agli attacchi militari, quale pianta potrei trovare qui vicino per realizzare oggi una tintura madre, ieri un decotto, una tisana? Insomma, dei rimedi pronti all'uso. Ora vi faccio vedere questa pianta. È dolce come il miele. Eccola, melissa. Melissa officinalis, appartenente alla famiglia delle lamiace o delle labiate, una pianta che trae il suo nome dal latino melissa, che significa ape, mellis, miele. Dunque vi avevo premesso che si tratta di una pianta legata alla dolcezza, che però non è soltanto un gusto della bocca, ma uno stato d'animo, un modo di ricevere le attenzioni, la fiducia, il conforto e un modo di propagarlo all'esterno, la dolcezza. E dunque la Melissa officinalis è una pianta profumata di limone, tant'è che qualcuno la chiama anche proprio così, erba limoncella, limonina o cedrina. Non creiamo confusione però con altre piante. Melissa. La melissa è una pianta medicinale di altissimo livello e in effetti la parola officinalis, che si trova nella sua declinazione, ci spiega esattamente come trovasse luogo, posto, all'interno delle antiche officine degli speziali, i farmacisti, delle epoche lontane. La melissa è una pianta che concilia il sonno perché è in grado di tacitare il monologo interiore, quel sovrabbondante discorso con noi stessi dovuto spesso all'inquietudine, allo stato di paura, di debolezza, di fragilità, di vulnerabilità. Una pianta anti-ansia, dunque. Sì, e io accosto sempre la parola ansia ad ansimare, come avere il fiato corto dopo una corsa, in questo caso però paura. Paura di non farcela. L'ansia, in fondo, è uno stato di allarme persistente che la nostra mente produce. Questa è una pianta della forza, del conforto, della rassicurazione. Una pianta che dobbiamo imparare ad adoperare rivolgendosi ai medici oppure agli erboristi qualificati. Se pensiamo di avere ansia, inquietudine e incertezza, informatevi però, perché può darsi che a causa di altre cure farmacologiche non sia sempre la pianta più indicata da combaciare nelle due terapie. Quando le cose invece non sono queste, e quindi tranquillamente si può assumere una pianta così preziosa e nobile, ricordatevi, conciliare il sonno, calmarci, sedare il nervosismo, avere la mente più fredda per parlare e decidere cosa dire, dormire meglio la notte, non sentendo quell'inquietudine che dallo stomaco entra nel cervello
e durante le ore diurne ci farà sentire più a posto con noi stessi. Melissa officinalis delle Lamiace. Dunque, oggi vi ho accompagnato in Garfagnana, questa terra mitica con tante bellezze e poi vorrei aggiungere anche prelibatezze. Una terra magica, piena di suggestioni. Ho provato a raccontarvi alcune piante nella storia della Garfagnana, negli usi antichi, ma anche in quelli moderni. Siamo stati nel borgo, abbiamo parlato di erbe legandole in fondo anche alla vita di chi ha abitato qui, non ultimo il podestà. Il podestà di Castelnuovo di Garfagnana, della Garfagnana, Ludovico Ariosto, con la sua opera, che non è l'unica, ma noi ricordiamo soprattutto l'Orlando Furioso. E anch'esso, come accennato, ha delle piante nel testo. E poi, lo vedete alle mie spalle, siamo stati per concludere il nostro viaggio alla fortezza di Montalfonso. Dunque, sperando che queste mie narrazioni etnobotaniche, calate sul territorio, qui siamo in Toscana, nell'Alta Toscana, siano di vostro gradimento, vi do appuntamento ad altri viaggi, altre pillole, occasioni botaniche. Iscrivetevi a questo canale, se vi fa piacere. A me e a Leonardo, che è alla camera, farà senz'altro piacere. A presto.